Bene, eccola qui inquadrata a tutto schermo, Patrizia Fogaracci. Sorridi, ma chi segue i tuoi servizi ride poco però. Si dice così in giro. Perché? È una cattiveria insita o una professionalità che... Io la ritengo una professionalità e una capacità di guardare il mondo che ci circonda con una certa obiettività. Ovviamente parto da quello che mi circonda in maniera molto stretta, quindi la mia città. Brava, hai perfettamente ragione. Questo mi fa dire una cosa. Io... Proprio per il fatto di essere datato, come ho detto prima al collega Luciano Troiano, essendo datato, quindi probabilmente vedo le cose con un certo distacco, però mi scoccia sentire, per esempio, un presidente della Pescara Calcio, giusto perché parliamo di sport, che dà del tu a tutti i giornalisti, non solo, ma questi giornalisti si beano della pacca sulla spalla e danno del tu poi al presidente. Questo rapporto... di finta amicizia, perché poi non ci può essere vera amicizia con un giornalista, a meno che non ci sia la servitù. E tu hai fatto l'addetto stampa per il Comune di Pescara per un sacco d'anni, vero? Per cinque anni. Quindi questo è un rapporto che tu avrai notato probabilmente anche nei contatti tra l'ambiente, diciamo, e i politici, no? Grave danno, la troppa confidenza sia nella politica come nello sport. Io una cosa che ho sempre chiesto ai miei colleghi è stata l'equidistanza, perché al politico, così come al dirigente sportivo, non deve mai mancare uno spirito critico con cui confrontarsi tutti i giorni e con cui fare conti. Detto da me che facevo l'addetto stampa, mi picchierà adesso anche il mio ex sindaco perché scoprirà questo lato, ma io e i miei giornalisti ho sempre detto ai miei colleghi: non confondete mai l'amicizia personale con me con quello che è il vostro lavoro e la vostra professione. Se c'è da dire, da criticare, bisogna sempre dirlo sui giornali. Al contrario, quando si fanno cose buone va anche detto questo. La mia povera mamma diceva sempre che la troppa confidenza è madre di male creanza. Assolutamente vero. Sì. Senti, il fatto che molti dicono, proprio lo chiedo a te, che come ha detto stampa, quindi hai avuto rapporti con decine e decine di giornalisti o quantomeno di persone che fanno questo nostro lavoro, no? E il fatto di dire, per esempio, il dirigente sportivo ha questa abitudine di dire una frase che sicuramente a Luciano chissà quante volte saranno rimbalzate nelle orecchie: dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, come se i giornalisti fossero dei vogatori. No, io dico: tu vai per la tua strada e io racconto la tua strada, no? Esatto. Non che so che remo con te, non abbiamo nulla, è esatto. Vero o no? Sì, non c'entra niente quello che faccio io con quello che fa il dirigente fa, e io il mio lavoro è quello di renderlo noto, se fa bene dirlo in maniera molto onesta che fa bene, ma se va male comunque dirlo altrettanto, quindi far sapere al lettore quello allora, che fa. Questa errata interpretazione del proprio lavoro sta portando a delle crisi. Una è stata molto evidente, che è quella della chiusura del tempo. Molti si sono riempiti la bocca con delle frasi di circostanza, molti farisei hanno fatto passerella, però nessuno si è chiesto: ma per quale motivo io lettore devo comprare un giornale o devo ascoltare una trasmissione se questa trasmissione non risponde alle mie esigenze, che sono quelle di essere informato in maniera corretta? E allora si arriva al fatto che il giornalista trova più facile, proprio per la famosa pacca sulla spalla, fare il lecchino del padrone di turno, e i giornali non vendono e chiudono, e poi si chiede l'appoggio degli altri. Che Io succede? Sono molto poco ecumenica in questo senso. Dico sempre: fatevi una domanda e datevi anche la risposta, purché sia una risposta onesta. E mi dispiace da morire tantissimo per tutti i colleghi che hanno perso il lavoro, anch'io in passato ho perso il lavoro, ho dovuto ricominciare, ho avuto anche meno solidarietà, ma questo non c'entra niente. Però il giornalismo deve attirare. La famosa storia delle locandina civetta, per cui se un titolo non attira, se un pezzo non attira, è il giornalista che se lo deve chiedere. Perché mantenere in piedi un'attività è come un negozio che non vende. Il negozio non vende perché non piacciono i prodotti, evidentemente. Questo uno, o sono in maniera molto male. Sì, ma in maniera molto onesta uno se lo deve dire e se lo deve riconoscere. Per cui perché un editore, perfettamente ragione, dovrebbe mantenere in piedi un'azienda che non gli produce? Perché quello è un imprenditore. L'imprenditore fa impresa, il che significa che gli deve avere un ritorno. Patrizia, tu hai fatto l'addetto stampa per tantissimi anni, hai avuto modo di riscontrare come venivano usati i tuoi comunicati. Ti è capitato qualche volta che il tuo comunicato venisse anche firmato da altri? Sì, il famoso copia e incolla, ma sì. Questo era il danno minore, sì. Quando poi non venivano completamente stravolti,
perché sembra che l'italiano non abbia lo stesso valore per tutti, quindi già se facevano solo il copia e incolla ti accontentavi, andava bene. Senti, nei tempi andati, quando una società di calcio andava male, capitava questo, che il presidente di turno diceva, vabbè, io non ce la faccio, voi siete contro di me, mi fate la guerra, allora io rido tutto nelle mani del sindaco. Per fortuna il tuo sindaco, il nostro ex, perché oramai Non è più in carica. Certo, fa parte dell'opposizione, mi pare, adesso consigliere d'opposizione. l'avvocato Luigi Albore con l'accento Mascia. sulla O, no? Sì. Albore Mascia. Naturalmente nessuno è andato a dirgli ti rido la squadra, dopo le figuracce di cui ci ha parlato prima Luciano, no? Quello della Serie A è stato, avrebbe detto Mughini a Borro, il tipo di atteggiamento. Volevo dire, però il sindaco si era trovato impegnato molto nel mondo dello sport, soprattutto per quanto riguarda la questione delle strutture, no? Qual è la verità vera? Io mi ricordo che ci fu una grandissima polemica, per esempio, tra i dirigenti del Pescara, il comune, del Pescara Calcio e del comune per dei biglietti, per delle Oh, cose. la Ti grande ricordi quella cosa? polemica, sì, come no, la grande polemica del 2012 sui biglietti gratis, Sì. quando arrivati in Serie A, di colpo la società decise che non andavano più erogati dei biglietti gratis alla politica o comunque insomma quelli che facevano ingraziare. E ovviamente c'è stato chi li ha accettati in maniera molto serena, in primis il sindaco, così Sì. come quasi tutti gli esponenti della giunta, altri l'hanno presa come un attacco personale, come se ci fosse stata una denuncia da parte della Pescara Calcio, per dire insomma fino adesso vi abbiamo fatto il favore, oggi forse si è pentita anche lei per riempire lo stadio, tornerebbe a regalarli i biglietti, però Sì. una polemica strumentale che lasciava Strumentale. il tempo Senti, che si parla trovava. adesso moltissimo della necessità da parte delle società di avere lo stadio di proprietà. Qualcuno adesso dice che sarebbe bene invece aggiustare un po' lo stadio Adriatico, però vorrebbero togliere la pista di atletica. Non credo che sia possibile, perché la pista No. atletica è una espressione sportiva valida tanto quanto il Importantissima. calcio. Noi dobbiamo partire da alcuni presupposti. Innanzitutto, lo stadio Adriatico di Pescara è perfetto. Lo stadio Adriatico, noi parliamo di uno stadio quasi nuovo, 16 milioni di euro di investimenti fatti finiti nel 2009 per i giochi del Mediterraneo. Quindi io personalmente non ho capito la necessità di creare un nuovo stadio, di costruire un nuovo stadio dopo che ne abbiamo spesi 16 milioni di euro di soldi nostri, perché sono soldi dei pescaresi, per quello stadio Adriatico. Forse andava fatta e andrebbe completata la copertura su tutto lo stadio, Forse sì. ma il nostro stadio forse non tutti lo conoscono perché basta andare dentro lo stadio, ci sono spazi immensi e Da inutilizzati, utilizzare ancora. spazi vuoti. Da anni non si riesce a fare una gara per il bar e si fa la gestione del bar volante affidandolo ora a Pinco, ora a Pallino. Basta fare una gara d'appalto e si crea un vero e proprio bar dove la gente può Sì. tranquillamente andare. Punto primo. Punto secondo, ma ci sono spazi immensi, dei Quindi corridoi si vorrebbe inutilizzati, fare un ristorante stanze. interno per i tifosi che Si può fare potrebbero. tutto, si possono aprire dei negozi dentro lo stadio Adriatico. Quello è il vero business Un da bel museo, seguire. un bel museo Perché? per Perché lo Pescara non sport. è Roma. Basta dire che Pescara non è l'unica città che ha uno stadio dentro la città, ma Pescara ha 127.000 abitanti. Non è Roma, non è Napoli, non ha la necessità di andare a costruire un altro stadio all'esterno. Poi che facciamo? L'Adriatico lo abbattiamo? Quella pista di atletica, la pista è stupenda, l'abbiamo Probabilmente ci vista. sono altri interessi, Temo di sì, temo di altri sì. interessi, che io adesso non solletico e non sollecito. Però mi sembra che potremmo concludere questo tema dicendo che gli stadi potrebbero essere una zona franca dove quindi sarebbe possibile fare supermercati. Tu pensi che Poi una l'Abruzzo, zona sai che l'Abruzzo stupenda. è la regione d'Italia che in rapporto agli abitanti ha il maggior numero di supermercati in Italia? E di palestre probabilmente sono i due grandi business del nostro territorio. Senti, l'addetto stampa. Perché io qualche volta ho criticato anche la funzione dell'addetto stampa della Pescara Calcio, senza fare nome, perché l'addetto stampa non dovrebbe essere solo quello che regge il microfono quando sta parlando il presidente, no? Oppure Assolutamente. dire a qualcuno, dici sì, adesso parli tu e parlano sempre i soliti amici degli amici. Tu che hai fatto l'addetto stampa per 5 anni, ci vuoi dire qual è il segreto di un buon addetto stampa? Io posso dirti il mio segreto è stato sempre dare la massima libertà ai miei colleghi. Penso che i miei colleghi abbiano ricevuto pochissime o zero telefonate da me anche per magari correggere o contestare un articolo, perché io come il mio lavoro mi limitavo a mandare un comunicato stampa di rettifica, lasciando sempre massima libertà che qualcuno ne abbia pensato. E devo dire, se lo posso dire, approfitto della tua trasmissione, che Ma che. purtroppo non ho sempre riscosso la stessa correttezza dall'altra parte.
da parte Senti, di alcuni. un'altra. Mi sto divertendo, chissà quanta gente a Pescara si sta divertendo in questo periodo a leggere un blog. Oggi i blog sono diventati il mezzo. C'è un articolo della Costituzione che dice che tutti sono liberi di esprimere la propria opinione. Vero Luciano, tu che sei, ce l'ho defilato, ma sta ancora qui seguendo. Quindi è un articolo che con il blog viene rispettato al massimo, perché in definitiva è. Però questo blog di cui sto parlando è un blog che sta facendo saltare dalla sedia parecchie persone. Ma guarda, è cominciata su sollecitazione di tante persone e amici su Facebook. Ne cito una, Marco Mazzei, che me lo avrà ripetuto mille volte: apri un blog, apri un blog. Poi ho cominciato. Ed è diventata per me una finestra dove dire ciò che probabilmente non si legge dalle altre parti, a volte per mancanza di spazio, non voglio pensare per piaggeria, perché non c'è piaggeria ovunque, però mi consente di dire la mia in maniera con una certa obiettività, di dire, di fare dei commenti, anche di spesso di far sapere alla gente cose che la gente non viene a sapere. Insomma. Senti, sono due minuti soltanto per la trasmissione, vorrei chiedere una cosa che esula dallo sport, però è importante anche per lo sport, perché lo sportivo è uno che vive la città. Sto bene. Benedetto Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, che fine fa? Che fine farà e che cosa c'è nella mente dei padroni della situazione? Gli attuali padroni della situazione lo riapriranno al traffico, io ti dico che sarà un grande errore, un grandissimo autogol e un grave danno per la città. E quindi apriranno. Purtroppo, e tutti i lavori che sono stati fatti? Buttati al vento, quindi soldi dei pescaresi buttati al vento. 1.400.000 euro, forse è bene ricordarlo. Mi lasci senza parole, sì, mi lasci davvero senza parole. Senti, ma questa volontà di rompere ciò che viene fatto agli altri, perché? Puro dispetto politico, il centrodestra non l'ha fatto, abbiamo trovato il Ponte del Mare, lo abbiamo anche inaugurato in una giornata, in un 8 dicembre, quindi dandogli anche il massimo onore vista la giornata, e nessuno ha mai pensato di distruggere ciò che era stato fatto prima. Oggi purtroppo c'è questa furia iconoclasta, non da parte di alcuni, ma da parte di molti che sono poi i trascinatori di questa maggioranza politica. Bene, io adesso non voglio aprire spazi o finestre politiche, perché è vero che anche quando uno dice io non faccio politica, non è vero, uno fa politica anche non facendo, perché prende una posizione, potrebbe dire non sono di un partito, però vorrei comunque lasciare questa finestra così serena, tranquilla, parlando di sport. Certo, a te non chiedo un pronostico, un giudizio sulla società di calcio. Però indirettamente la vivi, quindi in 10 secondi che abbiamo finito, ci salveremo? Penso di no. Addio mamma. Va bene, chiudiamo così. Grazie a Parrisa Fogaraccio per essere venuta, per avermi dato parte del suo tempo preziosissimo, perché con grazie il tuo blog stai creando le lire di Dio qui a Pescara. Grazie anche a Luciano Troiano, che saluto con affetto, e perché è tornato a starmi vicino in trasmissione, anche perché non dimentico che tantissimi anni fa lo avevo come giovane in redazione, un ragazzo brillantissimo, e sapevo che avrebbe fatto sicuramente il successo che ha avuto. Bene, chiedo a Leo Di Blasio di mandare la sigla, mentre lo ringrazio perché è stato puntuale e bravissimo come sempre nel darci le immagini nel corso della trasmissione. A risentirci lunedì prossimo, che a scanso di novità che al momento non prevedo, dovremmo avere il sindaco di Pescara qui seduto al posto di Patricia Fogaraccio. Ciao a tutti.